del Parma. Allora abbiamo in linea responsabile del settore giovanile che è Fausto Pizzi. Buongiorno Fausto, ciao. Buongiorno, buongiorno a voi, ben ritrovati. Allora, siamo al momento delle volate, se possiamo definirle così, per tutti i tuoi ragazzi. Sì, anche noi siamo nelle fasi finali dei vari campionati, abbiamo qualche buonissimo risultato anche di squadra, perché abbiamo i giovanissimi regionali che stanno conducendo in testa in campionato con un punto di vantaggio su Sassuolo a due giornate dal termine, idem per i giovanissimi di fascia B del 2004, abbiamo i giovanissimi nazionali 2002 di Bucchioni già qualificati per i playoff e le fasi finali, e quindi aspettiamo solo di sapere con chi sarà l'abbinamento degli ottavi, insomma dei buoni riscontri, c'è da essere ovviamente più che soddisfatti. Allora, dando uno sguardo, possiamo dire, insomma, mi hai elencato forse non i più giovani, comunque adesso se poi magari sbaglio, anche le categorie, le età che sono un po' nate anche con questo Parma, che si sono create, quindi hanno forse anche una base più solida nel territorio. Da questo punto di vista è questo uno dei risultati più soddisfacenti dell'anno? Sì, assolutamente sì, perché comunque sta venendo fuori il lavoro di scouting fatto durante tutto l'anno scorso. Noi siamo ripartiti dando un'opportunità a ragazzi che facevano parte del vecchio Parma, tutti quelli che sono voluti ripartire con noi, che sono stati una buona parte, ma ovviamente non tutti, perché più della metà dei giocatori li abbiamo persi, e poi abbiamo ripolpato e addirittura rifatto a nuovo alcune squadre dove avevamo perso completamente tutte le annate, quindi il risultato che stiamo vedendo sotto i nostri occhi quotidianamente è un risultato di sicura crescita e di consapevolezza data anche dai vari tornei che abbiamo fatto, dove ci misuriamo comunque con realtà già consolidate da anni, standoci in maniera molto più che positiva. È arrivato un messaggio per te Fausto, che arriva dal nostro amico Luca della ex polleria di via Paganini. Sì. Spero si ricordi di me, è tanto tempo che non lo vedo, ti saluto, andavo sempre a vederlo agli allenamenti, credo che anche tu ti ricordi. Certo, assolutamente. Ti saluta tanto Luca, ti chiedo questo, uno sguardo particolare ai berretti, ai più grandi di Stefano Morrone, metà classifica nel campionato dove però ci sono anche Inter, Torino, certo. Insomma, settori assolutamente molto importanti, ecco, che giudizio dai di questa stagione? Ma è un giudizio sicuramente positivo, noi siamo partiti con una squadra completamente ex nova e che ha giocato con delle difficoltà oggettive, dato dal fatto che li abbiamo messi sotto età in un campionato in cui volevamo più riscontrare la crescita di ragazzi e farci trovare pronti nella speranza che si possano fare poi categorie più importanti l'anno prossimo, e questo secondo me è stato un risultato acquisito. Sportivamente siamo a un passo dal sesto posto che sarebbe stato valso come qualificazione ai playoff, e quindi magari sportivamente ci può essere anche un pochettino di rammarico per quello che sono stati i punti persi durante il campionato, però la crescita è stata evidente, insomma nel girone d'andata abbiamo faticato come giusto che fosse per adattarci un po' alla categoria, nel girone di ritorno è stato un girone di ritorno fatto su un buonissimo livello. Ecco, ti chiedo questo, insomma, c'è qualcuno già che potrebbe dare uno sguardo anche al campionato dei più grandi, alla prima squadra, a parte i nomi noti, insomma, Mastai spesso lo vediamo con i suoi colleghi più grandi, stanno crescendo anche dei nuovi giocatori fatti in casa del Parma, cosa di cui sicuramente ci sarà bisogno, perché insomma l'esempio dell'Atalanta credo che sia l'eccellenza assoluta a livello europeo, però diventare così non sarebbe male, o almeno in parte. No, certo, è chiaro che noi abbiamo una prima squadra di grande livello per la categoria con un obiettivo importante da raggiungere e quindi il settore giovanile si dovrà far trovare pronto nel futuro nella speranza di poter dare qualche giocatore possibilmente alla rosa della nostra prima squadra, oppure di formare anche qualche giocatore che possa poi comunque essere un prodotto o una risorsa anche economica per la società. Ti chiedo grosso modo senza fare nomi, perché non voglio mettere lo so che è difficile anche perché poi dopo però, i procuratori non le intendono. Certo, esattamente, abbiamo davvero dei giocatori interessanti, quindi
meglio farli lavorare in silenzio, sotto tracce, così come andateli a vedere giocare, fare. No? Questo è esattamente, esattamente. Ti chiedo questo, Fausto, prima di parlare un attimo anche della prima squadra con un parere, la percentuale di composizione da parte di ragazzi che siano italiani o meno, a me non interessa, comunque residenti sì. sul territorio, che arrivano da vicino, a partire dai più giovani per arrivare immagino ai più grandi, dove è più difficile, anche perché la squadra insomma è stata composta in, in due anni di corsa, ecco, mentre ma, più... ma le, la nostra squadra è composta nella maggior parte, intendo dire sulla, oltre il 90% dei giocatori del territorio. Poi bisogna vedere cosa, cosa intendiamo per territorio, se intendiamo solo Parma e provincia. È chiaro che con il servizio di pulmini che abbiamo messo a disposizione delle famiglie dei nostri ragazzi, arriviamo anche a raggiungere qualche ragazzo a Carpi piuttosto che nel Reggiano, piuttosto che un ragazzo di Cremona, e perché comunque per avere un più ampia scelta per formare delle, delle rose competitive, insomma, ma questo perché ne abbiamo la possibilità e la capacità, quindi penso sia una risorsa da sfruttare. Non abbiamo foresteria, quindi non abbiamo nessun giocatore da fuori, e quindi facciamo di necessità virtù e cerchiamo di essere molto ben presenti sul, sul nostro territorio. Io ho più di 50 osservatori tutti i giorni, tutti i weekend sui campi della nostra provincia, e quindi stiamo attenti a, a sfruttarlo, a sfruttarlo. Con il progetto Academy stiamo cercando di far crescere anche le società con noi affiliate, con un progetto e un programma tecnico legato agli allenatori, in modo tale insomma che nella ripartenza sia una ripartenza un po' per tutto il territorio, e che poi il Parma sia la punta di questo progetto, che possa un giorno anche attingere da queste risorse. Quanto servirà? Quanti anni? Quanto, quanti soldi anche per diventare come l'Atalanta? È impossibile. Lo so, siamo ripartiti completamente da zero lo scorso anno, e quindi ci vorrà indubbiamente pazienza, e però lo sguardo e l'obiettivo sul futuro ce l'abbiamo, abbiamo le idee chiare su quello che vogliamo fare, su dove vogliamo arrivare. È chiaro che non arriva tutto in un giorno, in un mese, una settimana. Ti chiedo questa cosa, come se ne esce invece, parliamo dei più grandi, della prima squadra, come se ne esce da questo momento e si prova a vincere il campionato secondo te? Ma rimanendo uniti e compatti, secondo me la squadra è forte, lo ha dimostrato nella gran parte del campionato. Ci sono state partite in cui ha dato veramente la sensazione di essere una squadra fortissima, e quindi a quello deve fare il riferimento. Sono convinto che tutto dipenda da noi, dalle nostre possibilità. Io ringrazio Fausto Pizzi, un in bocca al lupo, perché faccio un esempio: in futuro non ci siano più parmigiani come Luca Mora oppure come Ferrari del Crotone, che non sono sfuggiti a voi, sono sfuggiti prima, no, sfuggano certo. dalle giovanili del Parma, no? Che dici? Un peccato. No, è la cosa bella, è poter, sicuramente sarà poter vedere qualche prodotto della nostra città, della nostra provincia, costruito in casa. È chiaro che stiamo cercando di strutturarci e lavorare per quello, indubbiamente. In bocca al lupo a Fausto Pizzi.